Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Oggi abbiamo un'auto che è una delle mie preferite, ovvero lo Stelvio. Sapete che Alfa Romeo ha fatto quest'auto, devo dire che avete notato che in giro se ne vedono tantissime. È un'auto secondo me meravigliosa, fatta bene, bella esteticamente. I clienti, almeno quelli che vengono qua e che ce l'hanno, sono molto contenti, quindi credo che sia una macchina molto molto azzeccata dall'Alfa Romeo. E dobbiamo fare tutti gli interni, in questo caso ci sono i sedili in pelle. Sedili in pelle che dobbiamo trattare, più dobbiamo fare tutti gli interni. Allora, diamogli un'occhiata. Questo colore qui non mi fa molto impazzire, io preferisco nera o verde, questo è un grigio. Il colore esterno non mi piace, però comunque questo è un mio punto di vista. Allora, vediamo gli interni. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. Now I know why it never worked out before. High low, it would always turn out bad, so bad. But every time we start a fight, we always stop in time. We both know how to be gentle, never cross the line. I feel cold. Direi di non aspettare molto oltre e partire subito con la lavorazione dello Stelvio. Procediamo con un detailing interno completo di questo SUV.
parte che è veramente pulita, parte che non è ancora stata pulita. Non usiamo la luce per farvi vedere meglio, quindi questo qua interior cleaner, questo deve essere ancora fatto, e adesso lo proteggiamo questa parte perché sennò il lavoro risulta a metà, con interior wow antistatico e anti UV, così nelle pulizie successive che fai da solo, che fa il cliente per conto suo, la polvere non si è ancora più e non si sporca più di tanto, ma soprattutto viene protetta questa parte dai raggi UV che sono dannosissimi per le parti interne della macchina. Quindi diamo interior wow, che non è un lucido cruscotti, ma ridà l'effetto satinato di fabbrica della superficie. Quindi è palese la differenza. Ecco che cos'è il detailing quando si fa un'operazione di questo tipo. Allora sì che si parla di detailing davvero, di dettagliare uno sporco, pulirlo, rimuoverlo completamente, anche quello che non vedi occhio nudo. Il risultato è palese. Però per fare un lavoro di questo tipo è ovvio che serve del tempo. Quindi per fare uno stelvio, cioè minimo per fare gli interni uno stelvio ti serve una giornata intera. Non si può fare una macchina in 2 ore. È impossibile fare una macchina in 2 ore. Oppure lo fai, ma allora non è detailing, è un'altra cosa, è una pulizia di base, ok? Ma se tu vieni in un centro estetico, continuerò a ribadirlo, la pulizia e il dettaglio si fa solo così e solo con prodotti di alta qualità. Per cui il prezzo non può essere meno per un SUV di 180 euro più IVA, ma è anche basso, ripeto. Guardiamo insieme il risultato finale dello stelvio. Qui cosa abbiamo fatto? Pulizia totale, quindi aspirazione totale tappetini e moquette, lavaggio totale tappetini e moquette con iniezione estrazione e prodotto enzimatico, trattamento a tutti i sedili in pelle con il prodotto specifico per la pelle più il protettivo per la pelle, pulizia e sgrassaggio di tutte le parti degli interni porta, cruscotto, tunnel centrale, più protettivo anti-UV antistatico di tutte le parti che vi ho elencato. I prodotti che abbiamo utilizzato sono sempre quelli che al momento riteniamo di alta fascia, che sapete, quindi ADBL e Innovacar, e adesso guardiamo insieme il risultato finale. Ribadisco quello che ho detto prima, gran bella macchina, gran bel SUV. Eh sì, devo dire che qui la Alfa Romeo ha fatto davvero centro, è veramente bello, mi piace troppo. E poi, come vedete, se ne vedono in giro tanti, quindi quando una macchina se ne vedono in giro tanti è perché funziona bene ed è bella. Io vi saluto, ho finito anche qua, per noi per oggi è tutto, qui dalla GM Detailing, centro estetico dell'auto, e noi ci vediamo al prossimo video. Continuate a seguirci, continuate a scrivere, continuate a chiedere informazioni sui prodotti o sul mondo del detailing, e noi vi risponderemo sempre più che volentieri. Ciao, grazie ancora.